Noi naturalmente oggi non parleremo degli effetti positivi delle tecnologie digitali, quelli che conosciamo, li viviamo, siamo contenti di viverli, a volte li utilizziamo insieme ad altri, eccetera. Noi oggi parleremo del lato oscuro della tecnologia, del lato che non conosciamo, che non controlliamo, che non contrattiamo. Ma soprattutto il nostro obiettivo è di portare questo dibattito, questo ragionamento fuori dagli addetti ai lavori, fuori dalle istituzioni, fuori da chi se ne intende, e ragionare con le imprese e con i cittadini di queste questioni. Va bene. Quando abbiamo pensato questa iniziativa, avevamo pensato a un altro titolo, lo spirito dell'algoritmo. Poi ci siamo resi conto che poteva essere un'autorete, perché l'algoritmo non ce l'ha uno spirito, cioè l'algoritmo è progettato, pensato in un modo strategico, volto a degli obiettivi concreti e progettato dalle multinazionali, da Google, Facebook, Twitter, eccetera. Quindi il problema è proprio questo: cosa c'è dietro l'algoritmo, come si fa a far capire cosa c'è dietro, come lo si rende trasparente, come lo si rende regolabile e contrattabile. Si parla dell'ultima rivoluzione industriale. La precedente rivoluzione industriale è durata molti anni, va bene, ma la cosa più importante è che ha generato anche degli anticorpi. Ha generato anticorpi che hanno contribuito a limitare e a regolare gli effetti negativi di quella rivoluzione. I sindacati, i partiti che hanno contrattato orari, salute, tempi, vacanze, maternità, welfare, va bene? E i governi che hanno introdotto leggi antitrust, è del 1890 lo Sherman Act negli Stati Uniti. Quindi c'è stato un dibattito, c'è stata una contrattazione. Alla fine la rivoluzione ha generato un modello di capitalismo diverso. La rivoluzione attuale è completamente diversa da questa rivoluzione digitale, è una rivoluzione dolce. Non viene percepita neanche come rivoluzione, va bene? Questa rivoluzione digitale ha effetti in tempi rapidi e a livelli multisettoriali, va bene? Questo abbiamo detto. Ecco, forse questo implica un ripensamento, una più stretta collaborazione tra le autorità, sicuramente, ma forse anche un ripensamento del modello delle autorità, che lavorano a parte due, va bene? Di garanzia del mercato e l'altra della privacy, l'altra la notano, come viene detto, una ricerca per silos a livello settoriale. È ancora possibile, è ancora efficace questo controllo, esercitare la vigilanza, la regolazione a livello verticale, o è necessario ripensare proprio il modello e mettersi insieme per affrontare queste questioni che riguardano questa rivoluzione? Ecco, questa è una riflessione importante che penso vada consegnata a chi dovrà poi intervenire, se vorrà ricevere questa provocazione, questa domanda. L'altra riguarda tutto il mondo del consumo, dell'associazione dei consumatori. È evidente che il fatto che questa rivoluzione disintermedi, disinformi, si rivolga direttamente da chi la gestisce al cittadino, lo informi in un modo pervasivo, lo formi quasi in un modo pervasivo, rischia di disintermediare non soltanto i partiti, ma anche tutto l'associazionismo. Questo è l'altro aspetto su cui riflettere, e rischia di rendere obsoleto lo stesso codice del consumo che abbiamo faticato a far nascere, che per il 90% viene dalle direttive europee e che in pochi anni rischia di essere poco utilizzabile. Grazie. Sandra.